Allora ragazzi, sto registrando sempre senza microfono perché tanto comunque si sente lo stesso e ho notato una cosa che non me ne ero accorto prima, sono sincero. Hanno aggiunto queste, le nuove missioni. Cioè, senza preavviso, senza niente, prendiamoci. Cioè, è roba da Seamath, one you. Gli roba da Seamath. E vabbè. Cerchiamo di fare altre due partite, ragazzi. Io veramente, boh. Allora. Nick Malthus stai giocando con questo. Però, raga, non è maluccio. Proprio velocità 67, figlio mio. No, qua dobbiamo sistemare qualcosa. Dobbiamo sistemare qualcosa. Troppo lento. Almeno questo. Ha un'ottima velocità. Però, raga, iniziamo a fare sul serio. Dai. Competizione di gioco. Ok. Allora. Iniziamo a fare sul serio. Tu vieni qua. Questo un po' più su. Questo lo stringiamo. Ok. Questo un po' più in qua. Questo un po' più in qua. Questo un po' più in qua. Un po', questo un po' più qua. Questo un po' più qua. Poi. Tu via. Distrutto poi tra questo e questo. Allora, meno 3 più 1 più 2 passaggio stretto, velocità meno 3, portiamoci lui. Poi a me non mi piace, scusa, ditemi che cazzo volete, a me non piace. A me non piace. E chi cazzo mi porto? Chi cazzo mi porto? Che cazzo mi porto? Però è l'unico la lettera B. Ma è 80, ma è 90 cosa là. Ah, fa. Lui. No, 80 Holland, ma non mi piace proprio. Sono pazzo io, ma a me non piace, raga. Ma non ho centravanti. Metto in panchina. Metto in panchina, poi io. Gioca lui. Giochiamo così. Questa è la B. Ma puoi andare anche a fare in culo. È solo che lettera non ci sono buone lettere come difensore. E quello è il cazzo. Tra questo mettiamo qua e lui, vediamo come stanno messi, perché stanno così. Allora, ma possiamo confrontare. Allora, tra le linee terzino offensivo, vabbè, può fare tutte e due le fasi, quindi
Certo che quell'altro è come difensivo. Ah, vabbè, dai. Andiamo a comandare, andiamo. Questi non li ho fatti, non mi interessano, raga. Bisogna trovare qualche pesa decente. Gigino. Vediamo come stanno messi. Ai. Oh, però questo lo metto, io non so come. Solo due. Ma perché solo due questo? È già pronto, chi ti sta vivo? Bravo. Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scrollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto No. e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. E non lo fermo più, voglio bene, è Questo così spettacolo incredibile. sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio Perché veramente si è è veramente fermato? unico. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Il 22 giugno 1986 è una data indimenticabile per qualsiasi appassionato di sport. Ma perché Giorno l'ha dopo data il prodigio, così? Armando Maradona, un uomo in grado di accendere le folle come pochi altri al mondo. Maradona ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Non è riuscito a Voi toccare il dite che pallone sono io, all'interno eh? della Va piramide. bene. Va bene, sono io, va bene. Va bene, sono io. E sali la muerte da tanto. Ah, vabbè. Ma che fa questo? Dobbiamo giocare così. Toni Kroos Cancelli, passata a Bayern Monaco, raga. Joao Cancelo, palla in avanti verso il compagno Maradona. Ma l'ho data a Davids, Buona raga. Ma questa transizione, Fabio. Hanno avuto si vede da l'opportunità di mettere la cerchietto. superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Se ne va Maradona, esce il Giustamente, tiro. che ho sbagliato, che ho subito. Questo Davids, raga, mi sa che dobbiamo fare fuori. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo, a tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Non sa difendere, raga, non sa difendere. Ma guarda. La partita inizia alla grande, subito gol. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Neymar ci prova con un pallone profondo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Il
Quel vento tempestivo sbrigò la matassa. Come se dobbiamo rimetterlo con Neymar Cruz, raga. È inutile con Del Piero, non so giocare, raga. Non so utilizzare Del Piero, raga. Palla messa fuori, sarà tiro dalla bandierina. Solo napoletani, becco, Cristo santo. Mamma mia. E basta, hai rotto i coglioni! Dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. La mette in avanti e passa. E come cazzo ha fatto questa ad arrivare più veloce di lui? La porta era accessibile, chance evidente, la difesa terribile. Osimhen, beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Madonna, a me del pieno, no, raga, a me del pieno inutile, madonna mia, ma come cazzo è che non lo so usare? E guarda com'è lento! Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Pallone che poteva diventare pericoloso. Due. Con tenacia, senza paura, si è opposto al tiro laterale. Grande consapevolezza difensiva. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Madonna mia. Difesa ben posizionata, lontana la sfera. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Mateus. Maradona. Sceglie di andare per vie verticali. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Ecco un'occasione di contropiede. Prova a darla profonda, nello spazio. C'è spazio da sfruttare in verticale. Mateus. Vediamo se può capitalizzare. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma oh, non riesco a fare un tiro in porta. Oh. Non riesco a tirare in porta, oh, incredibile. Cerca l'uomo là davanti. Può liberare il tiro. Ma guarda un po', oh. Ma chi cazzo gliela vado a dare a lui? Oh, e non lo fermo, oh, ma guarda un po', oh. È assurdo, manio, madonna mia! Madonna mia, ma come cazzo fai a non tirare in porta? Ma porca troia, oh! Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Anna, che cosa hai in testa? Il cappello? Mamma mia, 2009 una dei piccola squadra.
Oh, madonna mia, raga, io non so come giocare. Andiamo così, cazzo, che devo dire, raga, boh. Non gioca questo. Vabbè. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 21. Partiti e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il Paris Saint-Germain ancora un Ma guarda, ma era battito! Ma perché? Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a verticalizzare. Intercetta il passaggio, pericolo. Cazzo fa questa dall'indietro la fa? Madonna mia, il passaggio, ma non... Dio santo, ma che cazzo gli ha preso il passaggio a sto gioco? Ma sei serio? Sei appena entrato, Cristo santo! Ma dove si fermano, madonna mia, queste si fermano! Mi chiude tutti gli spazi questo, io non so come cazzo aprire il culo a questo, non lo so. Osimhen. Poteva finire in modo davvero diverso, una scappata bella. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Prova a giocarla in profondità. Lancia il compagno in profondità. Oh, fatta a me, du. Fatta a me, du. Fatta a me. Boh. Fatta a me, Donio. Non lo so, raga, oh, boh, io non riesco a capire, ma io non riesco a capire sto gioco. Io non riesco a poi con quale criterio. Madonna mia, però basta, basta, veramente basta, raga. Non ne posso più. Ma dai, si è morto. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 11. Le numéro 26. À leur place. Ma vuoi battere? Niente, raga, non batte. Ci va a fu' pocciona la mamma, vaffa. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Provano a partire in velocità. Niente, raga. Niente. È inutile. Dove vai? La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Riceve un pallone interessante. Errore che Ma già... viene sprecato. La gioca in profondità. Maradona. Occasione per il contropiede. C'è Messi. Era da lui. Madonna mia, raga, io non ce la faccio più, raga. Non ce la faccio più, non è possibile, niente. Tu ringrazia che io tu ringrazio. Ma come cazzo fai a sbagliare?
Come cazzo fai? A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Non batte, madonna mia! Ma come cazzo fa a stare da solo questo? Palla filtrata per Lewandowski. E va lui la palla! Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. E muoviti! Niente, raga, non riesco a giocare contro questo, incredibile, Riceve in ottima posizione. Prova a darla profonda nello spazio. A chi cazzo va l'imbalzo? A lui, non a me, a lui. Tic tac, tic tac, non è fuori gioco là, no. Ma non lo fermo, guarda, non lo fermo. Muoviti. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Ma guarda che cazzo fa questo! Errore qui, pallone sprecato. Pau Torres, manca poco alla fine, vogliono mettere la palla in cassaforte. È costretto a ricominciare. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Non ci credo, raga, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, non riesco a fare niente contro questo. Madonna. Ma porca troia! Porca troia, porca! Porca troia! Per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. E certo poteva andare in maniera diversa. Hanno pagato la loro sterilità offensiva. Hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la partita, ma non hanno saputo approfittarne. L'allenatore. No, che ho fatto? Basta, raga, basta, basta, non veramente, raga, basta, raga, non vi voglio vedere più, basta, 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 non vi voglio vedere più, basta. Ma che peccato ho fatto io? Già è pronto qua. Porca troia. Mamma mia. Maledizione, basta raga, basta, becco solo loro, raga, becco solo loro, non è possibile, non è possibile.
Ma come cazzo? Ma l'ho crossato! No, raga, ma io avrò qualche impostazione sballata, raga, io devo da controllare, c'è qualcosa che sono sballato. Stai qualche cosa che non ci va, Wanyu. Stai qualche cosa che non ci va. Qualcosa che non va, raga, impossibile. Impossibile. Non la fermo, guarda. Non la fermo, c'è qualcosa che non va, raga, impossibile. È possibile. È impossibile, raga, impossibile. È impossibile. È impossibile. È impossibile. Poi dobbiamo cambiare di nuovo tutto, raga, secondo me. Due, io non lo so, boh. È impossibile, raga. Io non lo so, boh. Questo è un altro che ci mette mezz'ora. E impostarlo prima, delete, no. Spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Nico contro Napoli, ragazzi, è diventato. Nico contro Napoli. Spazza il pallone senza fronzoli. Gli avversari Nico possono contro tirare un Napoli. sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Medved! Coordinazione eccelsa, ma il potere era già lì. Come lo cinesi, siete come cinesi siete. Niente, raga, la devo togliere. Lettera è una merda. Palla di nuovo verso centro. Lettera è una merda, raga. Lettera è una merda. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Il numero in questa statistica sugli avversari è ancora zero. C'è il tiro al volo. Non trova la porta. Ci ha provato, nonostante la distanza fosse proibitiva. La smorfia sul suo volto, guarda Fabio, dice tutto sull'esecuzione. Ma è così, guarda quest'altro. Intercetta il pallone, ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. La mette sulla sinistra. Intercetta il pallone, ben fatto. Medved. Si ricomincia dal portiere. Virgil van Dijk. Ma dove cazzo la... Certo felice di questo passaggio. Ecco. Costruiscono la manovra con sicurezza. Mamma mia, che ritardo. Vabbè, giustamente è tac, ma che cazzo pretendo? Battistuta. Prova a giocarla in profondità. Può cercare il taglio in mezzo. Del Piero dentro il pallone. Allontana la minaccia. Attenzione, va al tiro. Io non so fa più i cross, man, io. Smanaccia via il pallone. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo. Ma guarda, ma che cosa ti porti a terra? La multa da mamma te! Guarda che cazzo ha preso. Ma guarda che cazzo ha preso. Guarda che cazzo ha preso. Guarda che cazzo ha preso. Che cazzo ha preso. E quell'altro coglione là. Madonna. Ha già caricato il cross. Guardate, raga. Malato. Quando sei malato. Tre tacchi sei malato pure. Tre tacchi sei pure malato. Tre tacchi sei pure malato. Crossatore seriale. Mi avete rotti i coglioni, è una guerra mia. È una guerra, è una guerra. Nico contro Napoli, è una guerra. Va bene. È una guerra, volete questa? Va bene. Va bene. Guardate com'è presa, guardate. Madonna, mi impugnati. No. Partire il contropiede. Bella apertura.
l'intensità della loro pressione si è aumentata. Si ha ragione, hanno alzato il baricentro e hanno cominciato ad attaccare. Ne fece il baricentro alto. No, bello, bello, ma peccato. E quando è da dire, ma niente. Inutile, ma niente, inutile, non c'è niente. Non è per me, raga, non è per me, è inutile, sto provando tutto, non è per me, voglio. Non è per me, non è per me, non è per me, non è per me, sto gioco è inutile. Non è per me, becco solo loro, raga, becco solo loro. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Ma io l'ho data a niente, maledizione. Marella. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Riceve un pallone interessante. Ma va stata a vendere con giusto Gabde. Ma che cazzo vuoi con tre tacchi? Cazzo pretendi? Ci prova con un pallone profondo. Ecco Maradona. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a verticalizzare. Nello spazio per Del Piero. Posizione regolare. Se ne va. Mocca Del Piero a secco passaggio. Mamma mia, oh. Questo è sporco portiere, da ma apposta. Fuori gioco. Ah no. Vabbè, tanto non cambia niente. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Si concludono qui i primi 45 minuti di calcio. Io becco solo loro. Becco solo loro. Becco solo loro, raga. Mamma mia. Madonna mia. Madonna mia. Questo gioca senza punti. Non riesco a fare niente. Cristo. Christopher Colombo. Christopher Colombo. Partiti. È iniziato il secondo tempo. Il Paris Saint-Germain ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Oh, ma l'ho presa io! Aiutami tu, signore mio. Batistuta. Batistuta sul pallone. Ecco un'opportunità per Maradona. Batistuta. Ma quanta Del Piero, ma che cazzo fa sto Del Piero? Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Ecco un'occasione di contropiede. Una serie di passaggi pubblici. Oh, ci passa, avevamo una bomba, New. Tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ripartenze. Quanto sei culo. Laggatore culo. Tre tac perché sei un laggatore, quindi. Traversone, passo. Sbroglia evitando di farsela rubare. Kakà, Dybala con una buona possibilità. Dybala! Tre tac. Porca troia. Ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. Oh, non le prendo di testa, oh. Non ho capito qua che ho fatto. Sceglie di andare per vie verticali a sinistra con il passaggio. Occasione per il contropiede. Palla filtrata per Batistuta. Gran prova di forza, palla recuperata. Del Piero. Nello spazio per Del Piero. Del Piero dentro il pallone. E il difensore respinge. Ma guarda, me l'anticipa tutto, ma giustamente c'ho ritardo. Guarda, non l'ha presa la palla, guarda.
gioca a sinistra. Vai con cross, guardate come lo carica già, guarda. Pigliato lungo, Tramon. Tramon, retac, Tramon. Oh, Guti è morto. Mannaggia la morte da Mount. La scritta, oh, la scritta, ma tu guarda, guarda, devo prendere il gol, ma chiami la muesca, chiami, oh, ma la devi buttare la palla, ma guarda, non la buttano, oh, alzati. Mocca mamma, dov'è? E adesso possono tornare a controllare il match. Ha finalizzato alla perfezione questo 1 contro 1. Niente da fare per l'estremo difensore. Poteva solo sperare che non mantenesse la Ma va, la rimba, questo solo conio. Pazzo, e carica il cross. La gara si fa interessante. Oh! Ma che di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Ma come cazzo la dai, la muerte da mamma, muoia perché è colpa tua, Memo. Che ho detto io? E chi lo ferma a questo modo? Non è fallo? Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a darla profonda nello spazio. E come cazzo la dà questa? Oh, fischia, coglione. Pigliati il gol. Cioffete! 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 Alla prossima.